Di Pietro ha detto che questa vittoria sta a significare che i cittadini oggi contano di più, ma è proprio vero oppure possiamo dire che è più che altro una volontà dei cittadini di partecipare più attivamente alla vita politica e democratica della nazione? Io condivido in parte il parere di espresso dal leader dell'Italia dei Valori, nel senso che questo referendum sancisce sicuramente una volontà che pensavamo, se non perduta, almeno affievolita, dei cittadini di partecipare alla vita attiva, politicamente parlando, del paese. Che questo rende i cittadini adesso più importanti nel centro, diciamo, decisionale del paese, non è possibile dirlo, anzi al contrario, io ritengo che il segnale che giunge da questi referendum è esattamente un segnale al contrario di distacco tra i poteri decisionali del paese e la volontà popolare. Parliamo di nucleare, Nicola. Forse che fosse questo quesito fosse meglio porlo in un momento diverso, lontano dal disastro di Fukushima, visto che già la prima volta che la domanda fu posta ai cittadini c'era di mezzo, ecco. Il dato che esce dalle urne è per definizione un dato obiettivo. Ora, che cosa questo rappresenti? Sarebbe bene indagare. Sicuramente la storia dell'unità in Italia ha un bias, sempre comunque costituito dal fatto che la volontà popolare è stata, come dici tu, misurata solo dopo eventi traumatici, catastrofici, che di per sé hanno influenzato quindi il parere dei cittadini. Mi porrei più che altro il problema se il referendum sia lo strumento più idoneo a non misurare la volontà popolare, che è stata misurata, bensì a coinvolgere una discussione limpida e serena, ma anche approfondita, su argomenti che proprio per la loro complessità difficilmente potrebbero essere oggetto di indagini dicotomiche per cui o è sì o è no. Chiusa una fase, se ne apre un'altra che vedrà per forza di cose le energie rinnovabili al centro del dibattito sulle nuove fonti energetiche. L'Italia oggi produce più o meno il 20% di energie da fonti rinnovabili, ma di cui il 16% da energia idroelettrica. Sulle fonti idroelettriche, per questioni strutturali, non potremo investire più, non c'è più spazio per le fonti idroelettriche. Qual è, secondo te, l'energia su cui si può pensare per il futuro, considerando ad esempio che l'eolico ha comunque degli impatti ambientali piuttosto forti? Io distinguerei innanzitutto il problema da due diversi aspetti: il problema della produzione e il problema anche dell'efficienza. L'efficienza della produzione, ma l'efficienza anche del consumo energetico. Noi siamo un paese che allo stato attuale produce molta meno energia di quella che è il suo fabbisogno, ma sicuramente è un paese anche che spreca tanta energia, aumentando quindi a dismisura anche il fabbisogno energetico. Detto questo, il nucleare poteva e non è e non sarà, dato l'esito del referendario, una via, tra virgolette, facile al raggiungimento di una fonte energetica che fosse efficiente e fosse di largo impiego e larga diffusione. Se la volontà popolare ha sancito che l'energia nucleare non fa per il nostro paese, io non credo che ci sia più molto da discutere su quelle che sono le alternative, nel senso che emerge di contrasto la volontà di investire, di capire quali sono i metodi per sviluppare le tecnologie cosiddette alternative, che hanno problemi oggi di efficienza. Producono cioè molto, molto meno di quello che potrebbero essere in grado di produrre e che hanno, come dici tu, sicuramente un fortissimo impatto ambientale, perché non dimentichiamo che installare pannelli fotovoltaici a schiera, installare distese di paleoliche, di per sé va a deturpare una zona paesaggistica. Allora, onde evitare di spostare adesso la battaglia, tra virgolette, ecologista ambientalista, che prima si occupava del nucleare, ora che si occupa
ci occuperemo invece di queste fonti rinnovabili, io credo che sia opportuno che localmente, e questo lo devono fare le regioni, si valutino delle zone in cui siamo in grado di gestire con un impatto ambientale certificato, misurato e sostenibile installazioni di energie rinnovabili, ma dopodiché si vada avanti senza, diciamo, alcuna perplessità. E rispetto a questo ricordo che la Puglia produce circa il doppio, più del doppio, dell'energia invece che i pugliesi utilizzano. Quello che voglio dire quindi è: facciamo attenzione adesso a non fare dell'energia un business che renda le nostre regioni, le regioni del sud, che sono naturalmente favorite dal clima, dalle temperature, soprattutto per quel che riguarda il fotovoltaico, ad essere delle centrali a cielo aperto per la produzione energetica senza tener conto delle questioni locali. Ci possiamo comunque aspettare che la Puglia, per caratteristiche strutturali, preveda nuove fonti di energia? Ci sono già delle fonti innovative che potrebbero essere, quello chiedo da esperto questo, che potrebbero essere già sperimentate sul nostro territorio? Una cosa innanzitutto. Quello che io ritengo di sicuro è che per quella che è la frontiera oggi della nostra conoscenza, c'è tanto da fare all'interno del pacchetto ricerca e sviluppo sulle energie rinnovabili. O la Puglia, ma l'Italia intera, si rendono conto che questa può essere una frontiera per nuove imprese, nuove forme di lavoro, nuove forme di occupazione, oppure saremo, diciamo, nuovamente terra di conquista, come oggi succede in larga misura, delle multinazionali che investono nei nostri territori. Per quel che riguarda la frontiera invece della produzione, io sono convinto che oggi sia nel fotovoltaico e nel miglioramento delle tecniche di cattura dell'energia solare, nonché nel trasporto. Faccio un passaggio solo sull'acqua, perché anche in questo caso probabilmente chi ha votato non sapeva fino in fondo che cosa andavano a fare. Io sono convinto come te che molti cittadini non abbiano votato sui referendum dell'acqua rispetto a quello che il quesito effettivamente diceva, ma sono convintissimo del fatto che abbiano capito qual era il reale intento di quel tipo di quesiti. Questa legge impone che i gestori dell'acqua abbiano una partecipazione privata superiore o al più uguale al 40%. Però ci sono delle deroghe a questa legge. Il principio però è chiaro, sicuramente in Italia siamo famosi per essere il paese delle deroghe, ma io non ho capito perché per legge bisogna spiegare, bisogna dire all'ente pubblico che chi gestisce l'acqua oggi e domani qualcos'altro deve avere una partecipazione del 40% o più. A meno che non sia un ente gestito dallo Stato e poi ci sia un parere favorevole, ci fosse un parere favorevole dell'antitrust. Va bene, ma perché lo dobbiamo specificare per legge? Tant'è che il mio partito in Parlamento ha presentato una legge al Senato, se non ricordo male, una legge in cui, recependo comunque l'esigenza di carattere gestionale, demandava al territorio la verifica del fatto che ci fosse la possibilità di una municipalizzata, di una partecipazione privata o di una gestione privata complessiva. E siamo così convinti che questa partecipazione poi a livello locale non si sarebbe potuta tradurre in trattative poco chiare? Io questo non lo so, e siccome non lo so, penso che i cittadini come me, non sapendo né leggere né scrivere, hanno detto: facciamo una cosa, allora diciamo che l'acqua è pubblica, il messaggio che deve passare è che l'acqua sia pubblica, il messaggio che deve passare è che l'acqua va gestita come l'acqua, in maniera trasparente. Sul secondo, mi fai dire giusto due battute, certo. Ma dove si è visto mai che ci debba essere un capitale di rischio che debba diventare poi un capitale garantito? Io non sono un paladino del libero mercato, ma dove c'è il capitale di rischio? Il capitale di rischio si chiama così perché non è un capitale garantito. A me pareva una truffa, probabilmente anche agli altri
90 italiani su 100 che hanno votato per una truffa. Speriamo che adesso comunque gli investimenti per l'Italia siano circa 64 miliardi di euro in tubature e in reti idriche. Speriamo che si riescano però a trovare, visto che lo Stato è, ha detto che è in grado di garantire il 16%, sì. 15-16%, però c'è un problema, dove troveremo tutti questi fondi? Questa domanda io rispondo come quella sul nucleare. Il problema esiste, i fondi vanno trovati, ma io non mi pongo il problema di dire che l'acqua deve essere privatizzata perché io Stato non sono. Facciamo una bella cosa, l'anno prossimo non paghiamo le multe agli allevatori del nord per le quote latte, vediamo quanti fondi riusciamo a recuperare in questa maniera. A mo' di battuta, si difende. Va bene, ringraziamo Nicola Moroso, che oltre ad essere segretario della sezione europea del PD è anche un ricercatore nel campo della fisica e che quindi ci ha dato un importante aiuto, insomma, un chiarimento rispetto a quelli che sono i nostri quattro quesiti, quattro sì che l'Italia ha espresso nelle elezioni del 12 e 13 giugno. Grazie. Yeah. Every day that you're gone.